Buonasera cari telespettatrici e cari telespettatori, benvenuti alla 184esima puntata di Senza Sconti. Questa sera abbiamo rovesciato le parti, il giornalista che di solito siede tra i banchi e che viene intervistato da Roberto Bernardelli, invece questa volta farà la conduzione di questa trasmissione e l'unico ospite protagonista di questa trasmissione sarà proprio Roberto Bernardelli. Buonasera. Buonasera a lei, sono ben contento che questa sera si siano invertiti i ruoli, mi riposo, faccio l'ospite, mi fa solo piacere, di Senza Sconti, che ovviamente è una trasmissione che io amo perché l'ho condotta per 183 volte, non per 184, lascio a lei quindi l'onore e il piacere, spero, di condurre questa trasmissione. Faccio l'ospite. Allora, devo dire, mi fa molto piacere. Rispettiamo le linee guida che sono state tracciate dal nostro Luca Tafuni prima della trasmissione. La regola base è che innanzitutto va spiegato e raccontato chi è la persona che si intervista. Quindi, Roberto Bernardelli, imprenditore nel settore sociosanitario e in quello alberghiero, proprietario di un hotel a Firenze, uno a Caserta, due alberghi a Milano. Quindi, intanto, è un imprenditore. Già fare imprenditoria in Italia richiede coraggio e quindi vuol dire anche che crea posti di lavoro. Bernardelli è entrato in politica perché ha questa passionaccia all'inizio degli anni 80 con la Lega Nord di Umberto Bossi, poi nel 1987 tra i fondatori del Partito Pensionato. Poi tra gli importanti ruoli istituzionali che ha svolto e ha interpretato nella città di Milano ricordiamo l'attività di assessore alle politiche sociali, quella di assessore ai servizi civici fino alla vicepresidenza del Consiglio Comunale, oltre al suo impegno come consigliere comunale per 15 anni. Nei primi anni 90 è entrato anche in Parlamento, non gli bastava aver fatto tutto questo percorso milanese, è entrato naturalmente nella Lega Nord, nel 2000 è stato eletto consigliere regionale della Lombardia e ha poi fondato la Lega Padana Lombardia. Ama profondamente la politica, come già detto, e oggi è presidente del Movimento Grande Nord e, come diceva lui poc'anzi, è il fondatore, l'autore, colui il quale ha inventato questa trasmissione Senza Sconti, che naturalmente poi apriremo alle telefonate, però prima di farlo due chiacchiere con il presidente Bernardelli. Allora, Bernardelli, giù la maschera, lei è il presidente di Grande l'uomo Nord. Mascherato, non sono l'uomo mascherato. Allora, lei è il presidente di Grande Nord ed è chiaramente in dissenso con la linea politica della Lega, che ha perso la parola Nord. Perché, dal suo punto di vista, la Lega sta sbagliando ad interpretare il suo presente storico? Beh, voglio dire, credo che la nuova linea politica della Lega Salvini Premier, mi sembra che si chiami così, perché ha cambiato anche quella più volte, no? Lega, Lega Nord, Lega Salvini Premier, una confusione generale, però voglio dire sia una linea assolutamente nuova rispetto alle origini. Io conosco da tantissimi anni Salvini e Salvini è nato con la Lega Nord, dopodiché ha fatto una scelta politica che è esatto il contrario di quello che era qualche anno fa. Cioè è come se, vogliamo citare qualche vecchio politico, Bertinotti si fosse iscritto ad Alleanza Nazionale. Cioè ha fatto una traslazione di 180 gradi da movimento territoriale, che era la Lega Nord di Bossi, diventa un partito nazionale. Beh, è quantomeno strabiliante, voglio dire, per un osservatore, per chi ha seguito, voglio dire, l'iter della Lega, di tutte queste belle cose, rimane quantomeno stupefatto. Cioè è una conversione sulla via di Damasco, secondo me, incomprensibile. Ma non solo quella, è incomprensibile il fatto che poi ci siano ancora dei momenti, per esempio a Pontida, dove una volta sventolavano le bandiere della Padania, oggi sventolano i tricolori. Dove una volta c'era scritto prima il Nord, oggi c'è scritto prima gli italiani. Cioè, veramente, lascia il libito. Però il personaggio, voglio dire, non è... voglio dire, più volte ha cambiato idea. Ecco, a questo ma proposito... dicono che cambiare idea sia legittimo. Io è anche ritengo sinonimo di intelligenza, però le domando... Però voglio dire, Salvini girava con la maglietta Notav, ecco, poi è diventato improvvisamente Citav. Però io credo che il punto vero che deve essere posto al centro dell'attenzione di chi ci guarda è il fatto che nell'agone politico, nella dialettica politica, abbiamo perso di vista la questione settentrionale. Cioè, questo paese
se comunque ancora riesce a essere parzialmente competitivo in Europa, lo si deve soprattutto alle aziende che per la gran parte al nord producono la ricchezza. Ecco, i problemi che vivono soprattutto le aziende del nord e quindi anche i lavoratori che vi sono al loro interno è completamente scomparso dal dibattito e dall'agenda politica. Credo che questo sia il problema che dovrebbe essere posto al centro dell'attenzione. Guardi, Rigano, poi io non vorrei parlare tutta sera di Salvini. No, ma adesso ci arriviamo. Francamente, l'argomento non mi interessa. Io voglio parlare invece dei problemi che Grande Nord, come movimento territoriale, vuole affrontare. Lei ha detto una cosa giustissima. Il Nord è la locomotiva d'Italia. Se si ferma questa locomotiva, l'Italia si ferma interamente. Questo è indubbio, credo che tutti i telespettatori, chiunque lo capisca. Cioè è il Nord che traina il resto del paese. Se ci fermiamo noi, e purtroppo ci stiamo fermando, il paese va in rovina. Il paese diventa il fanalino di coda dell'Europa. Lo è già, di fatto. Perché la crescita della Grecia, che era il fanalino di coda, è superiore alla crescita dell'Italia. Il PIL sta crescendo più in Grecia che non in Italia, senza parlare della Spagna, senza parlare della Germania, che comincia ad avere anche loro dei problemi, ma l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa. E questo forse grazie anche allo sciagurato governo giallo-verde, cioè che è stato catastrofico. I 5 Stelle e la Lega hanno creato il peggior governo che in Italia ci sia stato. Però lei come commenta il fatto che hanno comunque ancora, soprattutto quelli della Lega, hanno ancora un grande seguito? Perché molti si domandano com'è possibile che comunque la Lega, anche dopo aver fatto la crisi, comunque ha quasi il 35% recuperato. Gli ultimi sondaggi, se lei va a osservarli, a leggere, la Lega è al 29%. In pochi giorni dall'inizio della crisi e dalla soluzione della crisi con il Conte Bis, la Lega ha perso 6 punti, perché questi almeno sono gli ultimi rilevamenti fatti dagli istituti. Voglio dire, poi si ricordi una cosa, la politica è fatta anche di visibilità sui mass media, nelle televisioni, sui giornali. Quando si esce dalla maggioranza, non si fa più parte del governo, cala questa visibilità. E lo vedete, già nelle televisioni Salvini appare molto meno. Nei telegiornali, una volta, con il governo Conte 1, appariva nello stesso telegiornale sotto 3 vesti, ministro degli interni, ministro dei trasporti, ministro anche dell'agricoltura, vi ricordate quando ci fu la crisi del latte in Sardegna, peraltro non risolta. Oggi Salvini, se gli va bene, entra in terza, col terzo servizio, il quarto servizio. Non è più su tutti i giornali in prima pagina, è in sesta pagina, in quinta pagina. E qui si perde di visibilità. E quando si perde di visibilità, si perde anche ovviamente di popolarità. E questo è inesorabile in politica, è inesorabile. Nella misura in cui noi, per esempio, abbiamo difficoltà come Grande Nord ad avere quella visibilità che in un paese democratico dovrebbe esserci. Non ce l'abbiamo perché? Perché i giornalisti sono per la maggior parte asserviti ai partiti di potere, sono dei lecchini, lo sappiamo, nella maggior parte dei casi, perché le TV di Stato, che sono un servizio pubblico, non fanno informazione perché sono lottizzate, un canale per il partito, un altro per un altro, un altro per un altro. Mi piacerebbe poter intervenire e difendere la categoria. No, guardi, purtroppo è una categoria che fa schifo generalmente, quello dei giornalisti. Lei forse è un'eccezione. Lei è un giornalista freelance, non ha padroni a cui deve rispondere, ma nella maggior parte i giornalisti delle grandi testate, delle testate televisive, fanno schifo dal punto di vista dell'informazione. E anche qui poi bisognerebbe domandarsi, anche perché ricevono i soldi, no? Oltre a essere riccamente pagati, le televisioni, voglio dire, anche le televisioni private hanno il sovvenzionamento da parte dello Stato. Vogliamo parlare di Fininvest? Fininvest, facendo servizio di informazione, riceve dei soldi pubblici.
però noi per esempio veniamo regolarmente cancellati da qualsiasi trasmissione Fininvest, da qualsiasi punto di informazione legato a Fininvest. Perché? Perché preferiscono fare informazione per chi è il manovratore, a seconda di chi è il manovratore. Questa è la democrazia, questa è l'informazione in Italia. Tenetene conto, amici telespettatori. Allora, Bernardelli, questa è una delle poche trasmissioni libere. Sì, e è vero, perché effettivamente posso confermarlo. Bernardelli mi ha detto, sei libero di farmi qualunque tipo di domanda tu voglia. Assolutamente. E sappiamo che il sottoscritto e Bernardelli sono due anime libere, e quindi... Però facciamo sentire anche un telespettatore. Sentiamo un telespettatore, basta che non mi parli di Salvini, perché ne ho... Pronto? È in linea? È in onda? Allora, mi pare che non sia pronto, direi di andare oltre. Forse allora, deve abbassare anche il volume. Si dovrebbe anche abbassare il volume, però mi pare di capire che... Però ripeto, voglio dire... No, Bernardo, io con lei voglio parlare di adesso, andiamo sulle cose concrete. Sì. Nei giorni scorsi mi è capitata una storia, qua a Milano, che ha dell'incredibile. Chiedo alla regia se intanto mi può chiudere il ritorno dalla telefonata. Mi è capitata una cosa incredibile, una storia di una persona che vive nelle case popolari, nelle case Aller, esattamente ci vive a Rozzano, proprio al confine con Milano, e questa persona a un certo punto ha avuto il figlio che se n'è andato di casa, un figlio maggiorenne che è andato a vivere con la propria compagna, poi dopo un anno ha deciso di tornare. Ebbene, abbiamo scoperto che attraverso i regolamenti Aller, se tu sei figlio di una persona che vive in una casa Aller, era vietato il ricongiungimento. E il Comune di Milano, quando questo papà ha detto sì, ma io non posso lasciare mio figlio in mezzo alla strada né farlo diventare un apolide, voglio riportarlo nel mio nucleo familiare, anche perché non ha ancora le condizioni economiche per poter essere completamente autonomo e comprarsi una casa, visto che già la famiglia d'origine viveva in una casa popolare. Ebbene, in Comune gli hanno suggerito di prendere la residenza presso un palo della luce. È possibile in Regione Lombardia e nella città di Rozzano, quindi accanto alla città di Milano, ottenere la residenza ad un palo o ad un numero di una panchina. Alla panchina numero 3 di una tal via, in Viale Lazio a Rozzano, una persona poteva ubicare il proprio figlio. Naturalmente questo padre, lui si chiama Antonio Maggio, faccio nome e cognome perché racconterò la storia nei prossimi giorni, ha detto io non posso accettare che mio figlio viva una condizione del genere. Adesso, siccome lei è stato in consiglio regionale, è stato consigliere milanese per conto della Lega Nord, le domando, ma le pare possibile che in una città come Milano un padre di famiglia si debba sentire rispondere dalle istituzioni che siccome... è proprietà, cioè vive in una casa Aller, non può ricongiungersi al figlio. Le dico anche che è stato poi fatto successivamente un intervento dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, la quale ha deciso di modificare il regolamento e permettere ai figli di primo letto di poter almeno rientrare nella propria casa. Famiglia. Quindi vuol dire se una persona ha un secondo figlio con un'altra compagna o una donna con un altro compagno, non può fare rientrare in casa proprio figlio, il quale diventa automaticamente apolide. Mi dica lei se le pare una roba normale. Me lo dice però dopo la pubblicità, perché già mi dicono che abbiamo una pausa. Allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo in studio. Bentornati. Allora, Roberto Bernardelli, questa storia incredibile di un padre che si sente dire dalle istituzioni che il figlio è un apolide e che può prendere la residenza al palo della luce, in Lombardia, nella città di Milano, come le sembra? Ma guardi, come la commenta? Ma è difficile fare un commento a delle notizie di questo genere. Voglio dire, questo è il paese dove magari anche gli uffici non conoscono le leggi, non conoscono i regolamenti sufficientemente bene e danno quindi delle risposte sbagliate ai cittadini. I cittadini, voglio dire, che hanno i requisiti non riescono poi a avere delle cose che naturalmente hanno diritto ad avere, voglio dire, il ricongiungimento familiare, se questi hanno diritto all'alloggio popolare, negarglielo mi sembra una follia. Poi magari non si nega o si lascia la casa a chi lo occupa, la occupa abusivamente o a chi non ha i requisiti per averla. Magari a quelli non li si va a disturbare, però risolvere questo... Noi abbiamo avuto in trasmissione
persone che chiedevano non una casa nuova, chiedevano un cambio casa, un cambio alloggio, perché la famiglia si era allargata e sono passati anni, hanno chiesto, supplicato un cambio d'alloggio, lasciavano la vecchia casa per averne un'altra, magari leggermente più grande perché erano nati altri figli. La famiglia Angelillo. Gli veniva negata. Questo purtroppo, e ripeto, stiamo parlando della Lombardia, che voglio dire, rispetto ad altre regioni, è pur sempre un'eccellenza. Però purtroppo questo è il nostro paese, un paese dove, ripeto, pieno di codicilli, di regolamenti, di leggi, dove poi il cittadino normale si perde, perché poi non c'è informazione, si fa fatica. Ma voglio dire, ma il Comune di Milano, non ha un elenco esatto delle sue proprietà. Se lei va dai responsabili dell'urbanistica e della proprietà del comune, non c'è una mappatura esatta di quelle che sono le sue proprietà. Questa è, voglio dire, è la situazione di questa città, che voglio dire è ancora, rispetto ad altre, la regione Lombardia è una regione privilegiata. Abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, sono Michele. Ciao, buonasera Michele. Una risposta del genere, io non saprò mai dove è la mia residenza. A lui gliela metterei nel sedere, così sa bene dove è la sua residenza. Infilerei quel palo, così lui sa dove è residente una volta per tutte. E sta attento a darmi un'altra volta una risposta del genere. Poi volevo dirti, Bernardelli, noi siamo il grande nord, vale a dire dei leoni, e difendiamo il nostro territorio. Non siamo come gli altri partiti che sono come il vento, vanno di qui, vanno di là. Noi siamo fedeli al nostro territorio, noi dobbiamo imparare a difendere i nostri territori. Il simbolo che hai preso, quello del leone, è molto bello, perché rappresenta l'animale che forse difende di più il territorio. Noi siamo dei nordisti, punto. Dobbiamo fare la macro regione e dobbiamo far valere i nostri diritti e smettere di farci rubare i soldi come se fossimo degli incapaci. Dobbiamo prendere fiducia delle nostre capacità, del nostro potere reale. Il nostro potere non è un potere campato per aria. È basato su dati, su numeri, su fatturati e sul rispetto che abbiamo ottenuto nel mondo come persone serie. Grazie Michele. Grazie Michele. Allora, Michele c'entra un punto secondo me molto importante. Lui dice le ragioni per cui bisogna dare rispetto al nord e alla Lombardia in modo particolare, ma anche al Veneto, all'Emilia, al Piemonte, è dato dai numeri, dalla capacità di saper produrre ricchezza. Allora le domando, Bernardelli, scusi, ma noi abbiamo avuto per 14 mesi un racconto, adesso si chiama a dire uno storytelling, vabbè, insomma, abbiamo raccontato il nostro paese come se noi fossimo soggetti ad una imminente invasione di barbari che stessero arrivando dalle coste dell'Africa. Quando avevamo dati alla mano, numeri alla mano, la certezza che ormai si sono ridotte a poche migliaia di persone ogni anno ad arrivare fino qui. Però abbiamo vissuto l'ansia, la paura, addirittura giorni e giorni a discutere, lasciamo la barca in mezzo al mare, no, facciamola approdare, magari con 140 persone dentro, e nel frattempo barchette di ogni tipo che arrivavano a gruppi di 20 che superavano il numero dei 140 che si trovavano al largo di Lampedusa. Adesso arriva il ministro Lamorgese e fa un accordo senza dire nulla, senza tweet, senza comunicazione, e dice abbiamo trovato un accordo, poi consentitemi vediamo di dire, vedremo se lo rispetteranno, però ci sarebbe un accordo tra le principali potenze europee, tra cui Francia e Germania, che sarebbero disponibili a dividere il numero degli immigrati che arriveranno sulle coste maltesi e italiane. Intanto lei come commenta questo fatto in sé? No. Io parto da un altro punto di vista. Prima di tutto vorrei spiegare molto brevemente che cosa vuole Grande Nord. Che cos'è Grande Nord? Attenzione al microfono, altrimenti, voglio dire, se non chiariamo il punto di partenza, tutto diventa più difficile. Grande Nord è un movimento territoriale. Che cosa vuol dire territoriale? È un movimento che si occupa di che cosa? Si occupa della difesa del
territorio, come diceva il telespettatore, quindi dell'urbanizzazione, dell'agricoltura, delle attività che sono sul territorio, si occupa dei lavoratori che lavorano nelle quattro grandi regioni del nord. Allora, scusi, riformuliamo la domanda, ma Grande Nord, se fosse al governo in questo momento, rispetto al tema della sicurezza dell'immigrazione, che cosa farebbe? Glielo dico dopo, vado avanti in quelle che sono le finalità di Grande Nord. Quindi difesa. Allora, aspetti, facciamo così. Ma io me lo tengo in mano, non ho nessun problema. Glielo metto io, se vuole, si può. Tanto violiamo ogni regola, però così... È il regista che ha messo un microfono non amico. Via. No, voglio dire, Grande Nord, quindi difesa del territorio, difesa dei lavoratori, che lavorano e quindi producono, pagano le tasse su tutto il territorio del nord. Quindi la difesa dell'occupazione, che voglio dire è un bene primario ed è il bene primario del territorio del nord. La difesa delle imprese piccole e medie del nord. Se chiudono quelle, manca il lavoro. È una catena. Quindi una difesa ad oltranza di queste imprese e di questi lavoratori che vengono tosati tutti i giorni dallo Stato, con delle tasse folli, le tasse più alte d'Europa. Questo è un dato certo. Sia le imprese che i lavoratori sono i più tassati d'Europa. E non si va da nessuna parte con questa tassazione. Perché solo riducendo le tasse delle imprese, riducendo le tasse dei salari, degli stipendi, si riavvia un circolo virtuoso che significa maggiori consumi e quindi chi produce consumi produce di più e quindi le aziende hanno la possibilità anche di fare nuove assunzioni. Ma questa è la verità. Secondo lei ci sono le condizioni in questo momento in Europa e in Italia in modo particolare per arrivare a poter un giorno almeno garantire una parte di un progetto così importante come quello che lei... Ma voglio dire, scusi una cosa, il residuo fiscale, cioè quello che viene versato dalle imprese, dai lavoratori, dai pensionati, anche qui siamo l'unico paese che tassa le pensioni, siamo l'unico paese in Europa che tassa i pensionati. I pensionati sono già stati tosati e tassati durante il loro periodo lavorativo, non basta. Devono pagare le tasse anche sulle sue pensioni e questa sarà una proposta che farà Grande Nord di abolire totalmente le tasse sulle pensioni perché è un'ingiustizia sociale pazzesca. Però detto tutto questo, voglio dire, certo che c'è la possibilità. Perché? Perché il residuo fiscale, cioè le tasse versate da pensionati, imprese e lavoratori allo Stato, a Roma, quindi versate e non più ritornate alle regioni di origine, solo nel nord ammontano a 112 miliardi all'anno. Voglio dire, è molto di più di una manovra finanziaria. Se queste tasse già versate, quindi i soldi che ci sono, rimanessero sul territorio dove sono state versate, vi posso garantire che la detassazione degli stipendi sarebbe la prima cosa facilissima, come sarebbe facilissimo l'abolizione delle tasse ai pensionati, come sarebbe facilissimo abbassare le tasse alle imprese, perché voi lo sapete, il costo del lavoro in Italia è fra i più alti, tant'è vero che molte imprese sono costrette a delocalizzare, sono costrette ad andare all'estero perché, per essere reggere alla concorrenza, se no chiudono, questa è la realtà. Eppure Bernardelli, noi abbiamo anche in Lombardia e in Veneto votato per un referendum affinché una parte di questo residuo fiscale rimanesse sul nostro territorio. Trentino Alto Adige trattiene sia le tasse che una parte dell'IVA sul territorio. Se voi andate, ma voglio dire, non sto parlando dell'Australia, della Nuova Zelanda, sto parlando del Trentino Alto Adige. Voglio dire, quindi abbiamo degli esempi assolutamente virtuosi di, voglio dire, regioni spendibili che trattengono il residuo fiscale sul territorio. Bernardelli, abbiamo la pubblicità. Aspetti un attimo. Allora, pubblicità, ci vediamo tra un minuto.
Buongiorno a tutti. Allora, questa sera Bernardelli è un fiume. Abbiamo risolto forse la lotta col microfono. Forse l'abbiamo risolto. Siamo già sulla buona strada. Forse dice la regia, forse. Anche ce lo conferma, però mi dà un attimo che sentiamo un telespettatore. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao Roberto Bernardelli, io sono Roberto, il candidato sindaco di Villa Santa. Ti faccio i complimenti da tutta Villa Santa per quello che stai facendo per il Grande Nord, sei il nostro esempio, ci hai dato la speranza per muovere questo Nord. In tutti i gazebo che stiamo facendo l'affluenza è alta, ti ribadisco anche ieri a Bennareggio c'è stata un'alta affluenza nel nostro gazebo, che d'altra parte c'erano i nostri ex amici di Salvini. E l'unica cosa che ti posso dire è che l'unico paese dove un governo di destra, Salvini, è riuscito a dare in mano alla sinistra questo governo, una cosa da fatta scienza. Glielo posso chiedere, le posso chiedere perché le ha dato no, non glielo posso chiedere. Senti, volevo andare avanti schematicamente a dare così una spiegazione di che cosa significa, ripeto, Grande Nord. Chiaro che le sue origini si possono andare a trovare nelle vecchie origini della Lega. Io sono nato con Bossi, il famoso sogno dell'indipendenza del Nord, la secessione. La secessione rimane un sogno. Poi in politica bisogna fare politica avendo nel cuore un sogno e ti dà un vantaggio rispetto a tutti gli altri. Quando tu fai politica e credi in qualche cosa che è dentro di te, secondo me hai un qualcosa in più che gli altri non hanno. Perché io quando dico, ma qual è il sogno di Forza Italia, di chi milita in Forza Italia? Ma qual è il sogno di chi milita oggi nella Lega, quella Lega lì? Voglio dire, una volta c'era il sogno. Noi abbiamo preso il testimone di questo sogno. Chiaramente, come tutte le cose, poi sono passati tanti anni, va attualizzato, no? Perché ci rendiamo anche noi conto. Però questo sogno poi era quello di Miglio, le famose tre macro regioni confederate. E anche qui stiamo parlando di cose che poi già esistono in Europa, no? Voglio dire, la Confederazione Svizzera esiste, è una confederazione dove si vive bene, dove ci sono i cantoni, ogni cantone ha una sua autonomia, c'è un governo centrale, ma c'è una vera autonomia fra un cantone e l'altro, addirittura c'è una concorrenza fiscale. Ci sono gli Stati Uniti d'America che sono uno Stato confederato, cioè non stiamo parlando di Marte, stiamo parlando di esempi che esistono. Ma parliamo semplicemente della Valle d'Aosta. Posso? Ma siccome sono stato recentemente in Valle d'Aosta, no? Una regione a statuto autonomo che è perfettamente gestita, in cui si sta benissimo, in cui le strade sono pulite, in cui c'è una ricchezza pro capite che è macroscopica ed evidente, empiricamente dimostrata, lo vedi con i tuoi occhi. Allora, la domanda è, ma perché se a meno di 200 km da qui noi riusciamo ad avere una ricchezza così evidente e una condizione sociale così felice? Ma amico mio, voglio dire, se noi invece tutti i soldi che, ripeto, versiamo quotidianamente, commercianti, tutti, versiamo a questo benedetto Stato, alle regioni, ai comuni, ai compagnia cantando. Un mare di soldi finisce a Roma, in questa specie di enorme buco nero, di cui poi non si capisce dove finiscono e quant'altro. Una parte finisce al sud, dai tempi della Cassa del Mezzogiorno a oggi, è un fiume di denaro che finisce, senza poi vedere una soluzione vera, perché si mandano tanti soldi, ma poi questo benedetto Sud non decolla. Questo benedetto Sud è sempre in attesa di quello che gli arriva per poter andare avanti. Allora, aspetti, aspetti. Sono in una perenne attesa. Bernardelli, le faccio una provocazione, così la faccio incazzare un po'. Una delle ultime conferenze stampa di Roberto Maroni, governatore della Regione Lombardia, che ha fatto a Milano, alla stampa estera, lui ha fatto questa proposta, era pochi giorni prima del referendum del 22 di ottobre del 2016. Lui disse, attenzione, io sono disponibile a trattenere 54 miliardi di residuo fiscale della Lombardia, a darne anche più di 10-15 al mezzogiorno, purché in cambio mi sia data la possibilità di portare le imprese del nord giù nel mezzogiorno e siano queste ultime tutelate attraverso il corpo militare, cioè i militari dovranno proteggere dalla criminalità organizzata dalla richiesta del pizzo le aziende del nord che porteranno lavoro al sud.
Senti, ha detto una pirlata o ha detto qualcosa Maroni, di vero? Ne ha fatte tante di promesse, voglio solo ricordare la questione del bollo auto che doveva essere abolito, poi di fatto non ha fatto assolutamente niente, io non lo trovo neppure un grande governatore della Lombardia. Voglio dire, ha avuto un consenso nel referendum per l'autonomia, poi tutto si è arenato e non si è andati oltre. Anzi, io colgo l'occasione per sfidare Fontana, per sfidare Zaia a bloccare i trasferimenti a Roma. Bloccate il trasferimento dei soldi, delle nostre tasse a Roma. Avete avuto il consenso popolare, avete avuto un referendum che a stragrande maggioranza ha chiesto l'autonomia. Abbiate il coraggio di prendere un'iniziativa forte, efficace, che dia un segnale. Non lo faranno mai, non lo faranno mai, però io li sfido a farlo. Senta, ancora una cosa, poi diamo la linea ai telespettatori. A Milano sta per partire lo stop ai diesel Euro 4, che sono macchine che insomma sono state probabilmente acquistate proprio negli ultimi anni. Un blocco che non comprende solo l'area C, ma comprende anche l'area B. Quindi, insomma, quasi tutta Milano è impossibile da raggiungere per moltissimi veicoli a partire dal 1° di ottobre. Allora, qui noi tocchiamo carne viva, cioè c'è tantissima gente che ha ancora autoveicoli che sono Euro 2, Euro 3, Euro 4, che non potranno più essere utilizzati. Si blocca il commercio, si bloccano molte famiglie, li si mette in oggettiva difficoltà. Grande Nord, guida Milano, cosa propone? No, guardi, Grande Nord è assolutamente contrario al blocco delle auto per gli Euro 4, a meno che non ci siano degli importanti incentivi per consentire a queste persone di cambiare la macchina, voglio dire. Se ci sono effettivamente degli incentivi che portano il cittadino ad avere meno spese per poter acquistare dei veicoli più nuovi, voglio dire, ma tanto di questi incentivi non ci sono, quindi è inutile parlarne. Quindi va veramente a danneggiare moltissime famiglie, moltissimi lavoratori. È ancora più sottile, sa, Bernardelli, è ancora più sottile. Cioè le grandi multinazionali che producono auto obbligano i venditori a dare il bonus ad un certo tipo di macchine e a non darlo per altre, cioè si droga il mercato, quindi la produzione di alcune macchine che devono andare a fine produzione sono vendute magari ad un prezzo anche basso grazie al bonus, altre invece rimangono io completamente. Vabbè, non ho una grossa competenza nel mercato neppure delle io, auto ma perché qualcosina. Voglio dire, non fa parte della mia attività professionale. Però dico solo una cosa, è vero che va salvaguardato la respirabilità dell'aria anche a Milano, nelle grandi metropoli, perché il problema esiste. Però proprio per questo bisogna venire incontro al cittadino mettendolo nelle condizioni di poter, voglio dire, adempiere a questa cosa. Cosa che di fatto non viene fatta e quindi è naturale che per non gravare ancora di più la situazione economica di migliaia e migliaia di cittadini, voglio dire, cominciassero per esempio, se vogliono evitare che Milano diventi l'epicentro anche dei gas, dei gas serra, di tutte queste situazioni particolari, cominciamo per esempio a non intasare le tangenziali tutte le mattine da migliaia e migliaia di automezzi. Guardate che cos'è per esempio la tangenziale est, no? Si creano code chilometriche, oltretutto per pagare la tangenziale, unico caso, no? Un disservizio che noi cittadini dobbiamo pagare, che era stato promesso anche dalle scorse, voglio dire, amministrazioni che avrebbero tolto il pagamento delle tangenziali, cosa che poi non è mai stata fatta. Sono state progettate male, per cui in alcune, basta andare alla gobba tutte le mattine, sono ingorghi a non finire a qualsiasi ora, cominciando dalle 6 del mattino, quindi è una situazione drammatica. Questo, voglio dire, vuol dire spreco di denaro, vuol dire inquinamento, perché voglio dire le colonne di macchine ferme creano inquinamento e costi per la collettività. Eppure a queste cose non ci si pensa e non si trovano soluzioni diverse. Senta, non lei si è un creano imprenditore. Sufficienti parcheggi all'esterno. Bernardelli, lei è un imprenditore. La tassa sul contante, lei com'è? Voglio dire, ormai, lo sapevo. Voglio dire, ormai non sanno più come raschiare il fondo della botte, la tassa su tutto.
fra un po' ci sarà la tassa sull'aria, e io, a questo proposito io ricordo, a parte che la tassa sull'aria c'è perché gli esercizi pubblici pagano l'occupazione dell'area, e praticamente è come se voi pagaste l'aria che voi, antistante ai vostri negozi, ai vostri bar, ai vostri ristoranti, quindi si paga ormai di tutto su tutto. Ed è, non è più sostenibile, voglio dire, la situazione è veramente drammatica. La tassa sul contante, mettono la tassa sul contante, che devo dire, tanto ormai non c'è più limite, voglio dire, noi abbiamo avuto governi in cui ci mettevano le mani sui conti correnti, ve lo ricordate, fu fatto di notte, fu fatto il prelievo sui conti correnti, voglio dire, però bisogna reagire, non possiamo più essere dei sudditi senza reagire, e qui proprio Grande Nord ha un compito importante, è di far reagire in senso positivo e propositivo alla gente, e soprattutto approfondire i temi con la gente, far capire alcune dinamiche. Perché ormai spesso la gente si fida solo del titolo, si fida solo di Instagram, si fida solo del piccolo messaggio che riceve sul cellulare e non approfondisce le cose. Non fidatevi, approfondite bene le cose e cercate di capire le dinamiche della politica, le false promesse che vi fanno quando vi mandano questi piccoli messaggini. Cioè, ragioniamo su tutto, perché è importante, se no, voglio dire, ci si scosta poi dalla realtà e si diventa i loro strumenti, gli strumenti dei politici, gli strumenti dei partiti. Questo è pericolosissimo. Le farò poi una domanda su Grande Nord, però prima sentiamo un telespettatore. Pronto? Non c'è il telespettatore, mi pare. Pronto? Eccolo, buonasera. Pronto? Come si chiama e da dove chiama? Buonasera, io mi chiamo Renato e telefono dal Piemonte. Ciao Renato. Volevo sentire se il Piemonte fa parte del Grande Nord. Certo che fa parte del Grande Nord. Allora, la macro-regione, ve lo spiego, la macro-regione comprende il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli e l'Emilia. Questa è la macro-regione. E quindi, ovviamente, il Piemonte fa parte di Grande Nord. Perché voglio dire, non è che poi i problemi dei pensionati, dei lavoratori, delle imprese del Piemonte siano molto diversi dai problemi delle imprese, dei pensionati della Lombardia, del Veneto o dell'Emilia. Siamo purtroppo tutti sulla stessa barca. Noi vogliamo che questa barca non affondi. Ripeto, il primo governo Conte è stato disastroso, hanno fatto perdere 14 mesi al Paese. Non hanno mantenuto una sola delle promesse fatte, ad eccezione del reddito di cittadinanza, che paghiamo ancora noi del Nord con le nostre tasse. Questa è l'unica cosa che hanno realizzato. Quota 100 un bidone. Aspetti, che le famose accise promesse da Salvini che venivano cancellate al primo Consiglio dei Ministri, non è stata cancellata una. Il costo della vita è leggermente aumentato, le tasse sono aumentate, mi domando. 14 mesi buttati via, che hanno fatto perdere tempo a tutto il paese, ma soprattutto al nord. Allora, facciamo un po' di pubblicità e poi faremo l'ultimo blocco. Eccoci tornati in studio, questo è l'ultimo blocco per questa sera. Bernardelli, ho due domande di quelle da... No, volevo rispondere invece a proposito dell'immigrazione. Voglio dire... Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che tutti noi abbiamo sotto gli occhi, no? È chiaro che a Grande Nord, voglio dire, è molto attento a questo fenomeno e noi non gradiamo ovviamente i delinquenti che arrivano sul nostro territorio dai paesi del Nord Africa, non solo da quelli, dai paesi dell'Est e quant'altro, per delinquere. Però come tutti i fenomeni vanno gestiti, cioè non basta gridare al lupo, ma poi bisogna prendere il fenomeno e gestirlo. Cosa che, ripeto, non è stata fatta col precedente governo. Anzi, il precedente governo, secondo me, ha peggiorato le cose. Perché nel decreto bis sicurezza sono stati riaperti i centri di identificazione. Cosa vuol dire? Che questi signori che erano dentro in questi centri, in qualche misura controllati per essere identificati e poi rispediti al loro paese, avendo aperto questi centri di identificazione, questi signori sono tornati sul territorio a delinquere. La cosa, secondo me, è di grande gravità, nel senso che
tu hai consentito a questa gente di andare per strada, spacciare, stuprare, menare le vecchiette, cose di questo genere. Il mio sospetto è che l'operazione sia stata fatta per prendere voti, perché più delinquono e più una parte politica che mira alla pancia della gente acquisisce voti, dicendo eccoli, questi sono i colpevoli di tutto quello che succede. È verissimo, moltissimi di questi sono colpevoli di una serie di reati. Purtroppo poi reati che spesso e volentieri non vengono puniti, sia perché ci sono i giudici che, voglio dire, la polizia li prende, il giudice il giorno dopo li lascia liberi e reiterano spesso e volentieri questo tipo di reati, perché in Italia è uno dei paesi dove non c'è la certezza della pena, fra le tante, no? Allora, noi abbiamo quindi questo problema, ed è un problema gravissimo. Se poi andiamo a vedere i dati, con il primo governo Conte ci volevano esattamente 60 anni per poter rimandare tutti gli irregolari che ci sono in Italia al loro paese. Perché i rimpatri col primo governo Conte, con Salvini, ahimè, ministro degli interni, hanno avuto una velocità incredibile nel senso negativo. Sono poche migliaia quelli che sono stati rimpatriati. Sono stati pochissimi, molto lenti. Pochissimi, pochissimi. È vero che Salvini ha fatto i muscoli bloccando queste benedette barche, dove c'erano su 42 disgraziati che poi sbarcavano regolarmente, perché poi per un fatto o per l'altro sono sbarcati tutti, compresa la famosa capitana che gira l'Europa senza aver più avuto nessuno tipo di conseguenza. Voglio dire, quindi ha fatto così il braccio di ferro, ma poi, oltre al fatto che questi, ripeto, sbarcavano comunque, nella spiaggia di fianco ne sbarcavano 200 senza che nessuno dicesse nulla. Oppure continuavano ad arrivare, e continuano ad arrivare in Italia con i visti turistici, arrivano in Italia col visto turistico, buttano via il visto turistico e ci rimangono. Quindi vuol dire che il problema non è stato risolto. Anzi, il primo governo Conte ha avuto un ministro degli interni che ha avuto l'ardire di litigare con tutti i paesi d'Europa, con Macron, con la Merkel, con tutti. Per cui ha creato una posizione difficile. Oggi mi sembra, poi andremo a verificarlo, che Conte stia cercando e forse abbia trovato un accordo in Europa perché questi immigrati vengano suddivisi fra le varie nazioni europee, in modo tale da sgravare l'Italia per questo carico che ovviamente non riesce più a né a gestire né a sopportare. Quindi voglio dire, il primo governo Conte ha fatto di tutto per evitare di gestire questo fenomeno. Guarda caso questo secondo governo, se non altro, sta facendo un tentativo, io mi auguro da cittadino che sia un tentativo che va a buon fine. Senta, però torniamo a Grande Nord, perché ho due domande per lei come presidente di Grande Nord. Primo, supponiamo che lei oggi avesse modo di poter essere all'interno del Parlamento con una truppa di uomini, no? Magari un Grande Nord al 10, al 15%. Con chi si alleerebbe lei, ammesso che sia possibile, con quale forza politica andrebbe ad allearsi per ottenere l'indipendenza? Bossi ai tempi diceva, non è che la potremmo ottenere subito, dovremmo negoziare poco alla volta. Senta, l'indipendenza non la ottieni attraverso le vie democratiche, l'indipendenza. Il federalismo, l'autonomia sono due passi verso l'indipendenza. Ma per arrivare all'indipendenza bisogna fare un percorso. Quindi prima l'indipendenza l'autonomia. È il sogno. Però il federalismo e l'autonomia sono già un percorso che dà una sua valutazione maggiore. Ho la sensazione che lei abbia ragione, perché in Spagna le hanno pestati ben bene quelli che hanno cercato, esatto, di... Esatto, voglio dire, se parliamo della Catalogna, la Catalogna, voglio dire, sì, sono indipendentisti, ma sono in una fase ancora in progress. Forse dovevano fare un percorso un pochino più, diciamo, un po' più lungo. Beh, diciamo che Madrid ha usato anche Manganelli. Chiaro. Voglio dire... Forse hanno anche peccato del fatto che non hanno avuto appoggio da altri paesi europei. Per esempio. Perché, voglio dire, i catalani, i grandi appoggi da altri paesi europei non l'hanno avuto, e questo è mancato forse una politica estera, fra virgolette, dei catalani. Ma questo è un loro problema. Tornando a noi, prima di tutto Grande Nord non è interessato al Parlamento italiano. Se lei si ricorda, Miglio aveva detto, mandiamone uno solo. Un ambasciatore
che rappresenta il Nord, ma di avere una pattuglia anche numerosa di parlamentari, la Lega Nord ce lo ricorda, non ha portato a poi a dei grandi progressi. Erano 180 parlamentari, ma poi voglio dire, sulla strada dell'indipendenza non sono andati lontani. A noi interessa avere consiglieri comunali per stare in mezzo alla gente, per avere, riaprire un rapporto diretto con la gente, consiglieri regionali, stare in mezzo alla gente, stare in mezzo al popolo, perché questa è la nostra mission, parlare con la gente. Ecco, a proposito dello stare in mezzo alla gente, Presidente, qui c'è un tema, questo davvero doloroso anche per molti aspetti. Questo è un paese in cui ancora il lavoro non è una certezza per tantissime persone. Tanti ragazzi faticano a trovare lavoro. Poi, tra l'altro, quando si entra nel mercato del lavoro ci sono gli stage, le prove, cioè riuscire ad avere un contratto che ti permette di mettere su famiglia è impossibile. Torniamo al punto di partenza. Se voglio dire, i posti di lavoro non si creano dal nulla. No? Ecco, però lo domando, i posti di lavoro al si creano se le aziende, possono assumere. Un'azienda assume, comincio io da imprenditore, se allargo il mio fatturato, allargo la mia base di clienti, quindi voglio dire ho maggiori fatturati, ho bisogno di più persone per produrre e quindi assumo. Ma se non avviene questo, voglio dire, questo status, io non assumo nessuno. Anzi, se mi diminuisce il lavoro, licenzio. Ma questo, voglio dire, non ci vuole un premio Nobel per capirlo. E l'abbiamo detto prima, qual è il problema? Che le aziende italiane sono gravate da troppi costi, costi del lavoro e quant'altro, non diventano concorrenziali, hanno la concorrenza delle altre aziende che producono le stesse cose, ma che hanno costi del lavoro inferiori in Germania, nei paesi dell'ex blocco dell'Est, in Portogallo, in Spagna, e quindi o delocalizzano o chiudono. Allora qui bisogna fare questa politica, qui dobbiamo tenerci i nostri soldi per aiutare le nostre imprese, per aiutare i nostri lavoratori. Allora sì, riparte il meccanismo delle assunzioni e della certezza del posto di lavoro. Se no, questa certezza non c'è. Questo se lo devono fissare bene. Poi, voglio dire, è cambiato anche il concetto di posto fisso. No? Nel senso, una volta tutti pensavano al posto fisso in banca, sotto casa. È cambiato completamente il mercato del lavoro. No, il posto a vita non esiste più, esiste solo per gli statali, ma se entri nel meccanismo del privato, voglio dire, il meccanismo del privato ha la flessibilità, ha delle dinamiche diverse rispetto al meccanismo dello Stato. Però se vogliamo garantire il lavoro, noi dobbiamo garantire anche e soprattutto la possibilità a chi fa impresa di avere le condizioni per poterlo fare. È quello che stiamo dicendo. Bernardelli, io quello che domando a lei è di raccontarmi, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, quali sono poi gli elementi con cui si scardina la capacità di produrre ricchezza di un imprenditore? Perché lei, che ha attività molto diverse, poi alla fine fa i conti con questa condizione di mercato, si trova nelle condizioni di magari avere bisogno di più lavoro, ma di essere nelle condizioni di non poterne dare tanto quanto sarebbe magari necessario anche a lei, e poi si trova con un altro problema: se deve pagare troppe tasse allo Stato, inevitabilmente poi non è che una busta paga può diventare un esproprio proletario. Lei stesso si troverà nelle condizioni di dover dare meno perché il 50% se lo prende lo Stato. È corretto? Rigolo, lo stiamo ripetendo ormai da tutta la trasmissione. Con questa tassazione... No, ma perché siccome lo diceva Umberto Bossi e poi dopo un po' in Italia si è smesso di parlarne, la questione delle buste paga è quella che poi io incontro quando vado a intervistare la gente. Scusi una cosa, non è una questione di buste paga, è la questione anche delle gabbie salariali, allora se vogliamo tirare fuori questo argomento. Oh, là volevo arrivare. È evidente che il costo della vita al nord è superiore rispetto al sud di un 30%. E quindi se i contratti nazionali invece prevedono che lo stipendio sia uguale sia per il lavoratore al nord che per il lavoratore al sud con le stesse mansioni, è evidente che il lavoratore del nord è svantaggiato rispetto al lavoratore del sud. Vale lo stesso discorso del reddito di cittadinanza: con 750 euro al sud, dove la vita costa il 30% in meno, si può campare e campare discretamente.
È chiaro che anche l'autonomia, il reddito di cittadinanza è discriminatorio nei confronti del nord. Quindi l'autonomia potrebbe aiutare i cittadini del nord e anche del sud ad avere, con livelli salariali diversi, condizioni però di vita... Ma è evidente che, voglio dire... A 40 secondi, Ma è ovvio che, voglio dire, le gabbie salariali stanno a significare che al nord ci vogliono stipendi più alti, perché la vita costa di più, tutto costa di più. Dalla casa, agli affitti, a tutto, ai pedaggi autostradali, giù non si paga niente, qui si paga tutto. Ed è evidente che quindi il lavoratore a fine mese fa fatica a far quadrare i bilanci di famiglia. Presidente, la ringrazio, io ringrazio anche tutti voi della vostra cortese attenzione. Abbiamo cercato di parlare di temi veri, i salari, la busta paga, il lavoro, insomma, quello che fa parte della vita di ciascuno di noi. Chiedo scusa se abbiamo dato meno spazio, ma ne avrete sicuramente domani di più ai telefoni. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie.